Avanti che vi può aiutare. Passando anche per la vicenda dell'Aegon, no? Lei in pratica denuncia una sorta di dittatura delle minoranze, ma questo ne parliamo dopo, se d'accordo. Mi spiega in base a quale concetto rivediamo la frase la Egonu non è rappresentativa dell'italianità? Allora, consideri, se lei parla dell'Italia da 100 anni a questa parte, se andiamo sulla vostra amata Roma, c'erano tutte le etnie possibili, no, ma immaginabili, ci sono tutti dentro i colori di noi. Sì, cioè lei per esempio, diciamo, lei, la commissione per esempio con... non è precisamente il modello dell'ariano. Certo. È probabile che dentro di lei ci siano influssi arabi, che ci sono stati, longobardi e bizantini. E quindi l'Italia è stata proprio il posto in cui, dal punto di vista, se vogliamo usare questa parola, anche questa mi sembra molto poco rilevante rispetto ai problemi che abbiamo, però etnica, ha avuto un tale complessità di etnie insieme, per cui i tratti somatici, gli stessi italiani sono diversissimi. Cioè lei quando fotografa l'Italia ideale cui bisogna assomigliare? Ma guardi, non la fotografo io, alla telecamera faccio fare un giro tra il pubblico, eccola l'italianità. Ma lei questo, cioè, no, aspetti, quello che ha detto, che fa il giro che ha del detto pubblico, l'onorevole Calenda, lei dice che suo nonno poteva essere bizantino, poteva essere orientale, poteva essere turco, un italiano. Ma guardi, è quello che ho detto nel libro e che ripeto, continuiamo a travisare, l'Italia è il paese degli intrecci, delle mescolanze, delle etnie. Ma non fino al punto di arrivare alle attenzione, questi intrecci, grazie al tempo, perché sono passati 3.000 anni, ci hanno conformato in quello che siamo. Cioè, che lo fermiamo a quando? Ma scusate, lo fermiamo oggi. Cioè, finora ci possiamo trasformare, poi c'è un momento in cui ci fermiamo, oggi, quello in cui si somiglia a lei. Oggi noi siamo questi, questa è l'italianità. E fra 300 anni, probabilmente, l'italianità sarà diversa. Ma non c'è un'italianità. Ma oggi è questa. Ma scusi. E quindi, scusi, mi faccia finire. Quindi il modello di oggi dell'italianità è rappresentato, guardi, cultura e civiltà sono sinonimi da un punto di vista dell'antropologia e quindi la civiltà rappresenta quelle caratteristiche peculiari di un gruppo sociale da un punto di vista... Abbiamo la foto dei tre atleti intanto che replica... Ma sono perfettamente italiani, l'unico problema è Ma sono gli italiani sono così! Ma guardi, no, perché se lei... No, perché non le somigliano tanto. Non è così, la maggioranza degli italiani hanno le caratteristiche... Quindi vince la maggioranza. E c'è sempre questo, ma chiaro. Ma generale... Ma chi se ne frega? Quando c'erano gli svevi, avranno pensato che gli svevi non avevano la caratteristica. Oggi questi sa perché sono italiani? Perché studiano in Italia, hanno cittadinanza italiana e per la Repubblica italiana che lei ha promesso di servire sono italiani. E ogni discriminazione in cui si dice a quel ragazzo lì che si fa un mazzo così a scuola, che magari viene, anzi, viene da una situazione svantaggiata, che lui mi dispiace, ma non è italianità. A me dispiace, ma a me Paolo Egonu mi sembra più italianità di lei certo, in generale. Glielo dico vedi, con la massima franchezza. Lei continua a travisare. Ma non si può dire, ma perché non dice le cose come le vuole dire? Lei fa un libro in cui spiega, continuamente che i gay devono capire che quella non è nazionale, e poi dice no, ma volevo dire che ci dobbiamo volere tutti bene. In qualche modo ma dica sembra la cosa come la pensa. Che, diciamo, il successo del suo libro.